Ciao a tutti, oggi ne approfitto per registrare un altro video, visto che ho tempo, che tempo non aspetti tempo, dicono, quindi registriamone un altro, così mi metto un po' avanti. Volevo mostrarvi i prodotti di skincare che sto utilizzando alla mattina. Vi ho già fatto il video sulla skincare routine serale, quello proprio con la skincare routine in azione. Adesso, visto che non riesco a farlo nell'immediato, lo registro proprio mostrando i prodotti. Volevo appunto farvi vedere cosa utilizzo, visto che mi è stato chiesto. Ho cambiato alcuni prodotti, quindi ho deciso di parlarvene. Allora, alla mattina, come detergente viso, sto utilizzando in alternativa alla mousse di Madara che vi ho fatto vedere che utilizzo la sera, il detergente Cleansing 4 di Purofi che sto terminando. Questo ve l'avevo già mostrato, ve ne ho già parlato diverse volte. È una crema detergente che può essere utilizzata come struccante occhi e viso, come maschera viso idratante o semplicemente come un detergente. Io la utilizzo il più delle volte per questo scopo, quindi come detergente al mattino. È una crema bianca, molto morbida, non è un detergente schiumogeno, quindi io la vado a massaggiare sul viso, la sciacquo e poi utilizzo la solita spugna di cose della natura che adesso non ho preso, comunque ve l'ho già mostrata nell'altro video, o la Konjac Sponge che ho preso all'Esselunga, anche quella non l'ho portata. Comunque con una spugna vado a rimuovere il detergente. Da quando utilizzo le spugne non posso più farne a meno, quindi la spugna di cose della natura, quella alla fine d'anno sbiancata, è la mia preferita in assoluto, proprio super coccolosa. La Konjac Sponge l'ho voluta riprovare e la sto utilizzando in questi giorni perché quella di Cose della Natura si sta tutta sgretolando. Comunque, detergo il viso, poi vado a spruzzare l'acqua di rose di Cadì, anche questa immancabile, come tonico. E ho inserito come contorno occhi la soluzione alla caffeina di The Ordinary che avevo mostrato in qualche video fa, presa su Beauty Bay, pagata sui 7 euro mi sembra. Questa al contagocce contiene sia caffeina che EGCG, che è praticamente un antiossidante derivato dal tè verde. È fatta in questo modo, molto gellosa, così. La vado a mettere nel contorno occhi e metto solo questa, non ho bisogno di ulteriore idratazione. E ho notato una schiaritura dell'occhiaia. Di borse non ne ho, quindi non vi so dire. È indicata sia per borse che per occhiaie, quindi dovrebbe avere un effetto decongestionante e schiarente. Per ora posso dirvi che mi sta piacendo, poi non la sto utilizzando da chissà quanto, però già dopo una settimana ho notato questa schiaritura dell'occhiaia. Quindi la continuo ovviamente ad utilizzare e poi vi farò sapere sul lungo periodo se ne vale la pena o no. Per il momento mi sta piacendo, è assolutamente in odore. Poi come siero viso, in alternativa al Botox Life Serum di Vegap, che vedete che ormai sono quasi a metà, quindi lo sto centellinando perché mi sta piacendo davvero tanto, utilizzo questo di Dr. Organic al Moroccan Argan Oil Anti-Age. Questo dovrebbe essere miracoloso per le rughe. C'è proprio, adesso vi faccio vedere nella scatola, che dice che in 4 settimane vi toglie 6 anni. Sarà, qua c'è scritto, lo scoprirò, ma non credo di scoprirlo onestamente, non ho molta fiducia in queste cose. Lo sto utilizzando da 2 settimane, quindi ancora il miracolo non si è visto. E comunque è un siero che si assorbe bene, non è unto, ne utilizzo una o due gocce alla mattina prima della crema. Contiene davvero tantissimi estratti, ingredienti interessanti. Vi farò sapere meglio perché onestamente è poco che lo uso, comunque sono sì qua, adesso non so se si vede, ne bastano proprio 2 gocce fatte in questo modo. È un siero lattiginoso, vedete, molto liquido e io lo vado a massaggiare sul viso, ha una profumazione un po' strana, non saprei dirvi, comunque non permane.
e contiene cellule staminali di argan e insomma dovrebbe proprio andare ad agire sulle rughe. È indicato sia mattina che sera, io lo utilizzo solo alla mattina perché poi alla sera vado ad utilizzare quello di Vegap. Dopo il siero vado a mettere una crema viso che onestamente non ho ancora comprato, una full size intendo ovviamente. Sto cercando di smaltire un po' di campioncini che ho in previsione anche al sana. E mi sto trovando veramente super bene, meno male che ne avevo tre campioncini, con questa di Alma Briosa, la Supreme, crema viso antirughe suprema, ragazzi, veramente una bomba. È una crema viso, adesso qua ho già il campioncino nuovo da utilizzare per domani, che utilizzo la mattina e la sera dopo il siero. Mi dà quella giusta idratazione, mi lascia la pelle morbidissima, bella tonificata, ha una profumazione buonissima. Contiene veleno d'ape, bava di lumaca, cellule staminali, acido ialuronico. Penso sia veramente una delle migliori creme provate finora, insieme a quella di Liquid Flora. Quindi stavo meditando l'acquisto di questa crema appunto al Sana sperando di trovare qualche offerta perché ha un costo di 54 euro se ho visto bene. Esiste anche il siero viso occhi e labbra, anche quello lì molto interessante, ma questa crema viso mi ha veramente conquistata dal campioncino. È difficile che io già dal campioncino parta per la tangente, insomma, al primo utilizzo di volere comprare qualcosa, ma questa crema qua già da subito mi ha veramente stupita in positivo. E questo è il secondo campioncino che termino e ne ho un altro qui finita, quindi dopo utilizzerò dell'altro. Sono veramente contenta di averla scoperta, un po' meno di aver scoperto il prezzo, ma questo è un dettaglio. E quindi insomma vi terrò aggiornate con i vari cambiamenti di skincare che farò più avanti. Per ora sto facendo questa skincare e sono veramente contenta, anche perché ho provato alla mattina ad utilizzare il siero di Vegap con la crema sempre Botox Like che mi aveva mandato Miki e un bottino, però non è sufficientemente idratante per me, soprattutto qua ai lati del naso mi lascia un po' la pelle screpolata. Questa invece l'ho trovata una crema veramente top per tutto quello che cerco io, quindi dall'idratazione al tono della pelle, proprio pelle rimpolpata, bellissima. E concludo come sempre con i saluti, vi ringrazio e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!